Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Dovevo fare questo video qualche giorno fa, però non ci sono riuscita perché, se non sbaglio, 3 giorni fa è uscito un nuovo evento, è iniziato questo evento che durava 7 giorni. Adesso mancano, l'evento termina fra 4 giorni e 19 ore e sono degli eventi che IDEI mette periodicamente. E ti permette di prendere comunque bei regali, tra cui decorazioni, potenziamenti, solo che è un po' difficile arrivare fino alla fine. Se si riesce ad arrivare alla fine, a prendere l'ultima decorazione, dovete fare attenzione perché quando si arriva qui, volano dei palloncini in aria e dovete premere su quei palloncini perché vi dà altri premi ancora, come monete, stelle. Dovete premere su quei palloncini, non dovete farli volare via senza premerci sopra. Un altro evento importante, un'altra cosa importante in realtà, sono gli eventi. Come ho capito, escono sempre associati due eventi insieme. Adesso c'è questo evento che vi ho fatto vedere, poi gli eventi normali che vengono tutta la settimana. Però settimanalmente, cioè il lunedì sarà sempre lo stesso evento, il martedì sempre gli stessi eventi, si ripeteranno. E ho notato che il venerdì ci sono punti doppi per quanto riguarda il pass. Per esempio, adesso gli obiettivi questi qua stagionali valgono 75 punti. Domani, che è venerdì, questi obiettivi varranno 150. Quindi, infatti, io non ho completato questi obiettivi qua perché li voglio completare domani. Questa è la notizia più importante che vi volevo dare, perché così fate punti più velocemente, aspettando il venerdì che ci sono i punti doppi, senza dover acquistare gli obiettivi a pagamento con i diamanti, diciamo. Potete utilizzare questi qua gratuiti e però terminarli il venerdì in modo da avere il doppio dei punti. Questa è una cosa interessante. Non lo so se nelle notizie c'è scritta questa cosa degli eventi settimanali sempre uguali. Vediamo. No, c'è scritto soltanto quali sono. Per esempio, lunedì c'è un pezzo di puzzle, martedì oggetti di espansione, mercoledì pezzi di espansione, giovedì oggetti espansione, venerdì potenziamento di due edifici. Non c'è scritto. Però, da come ho capito, essendo due eventi contemporaneamente, questi sono gli eventi, diciamo, normali che escono e poi ci sono gli eventi aggiuntivi e domani dovrebbe essere così. Non lo so, controllate anche voi. Io sto aspettando domani per fare gli incarichi doppi. Vedete anche voi se è così o no. Voi che ne pensate invece di quest'altro evento? Per me è un po' complicato perché se vedete sto ancora a pochissimi punti, sono arrivata a stento a 1600 punti. Perché comunque mi chiede di fare delle cose di cui non ho i materiali per farlo, oppure cose sullo stesso macchinario o con gli stessi prodotti e quindi non riesco a farle contemporaneamente. Per esempio, adesso qui c'è croccante al sesamo. Già precedentemente avevo un'altra cosa con il sesamo e non lo riesco a fare perché ho finito il sesamo. Vedete, vi faccio vedere. Allora, croccante al sesamo non lo posso fare perché non c'ho il sesamo. Non conviene cancellarli perché cancellando non si arriva al punteggio finale, perché finiscono ad un certo punto gli incarichi, non sono illimitati. Infatti, per esempio, oggi c'è scritto coda degli incarichi 11. Sono solo quegli 11 e poi non ce ne saranno più. Una volta cancellati, quelli là non ne escono altri. Quindi bisogna decidere bene se cancellare o meno gli incarichi. Fatemi sapere se queste notizie che vi ho dato, vi sono state utili. Se
oppure no? Scrivetemi nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!